Buona giornata Ariete, siamo al 14 di gennaio, una domenica interessante. Tu hai davvero bisogno di un po' di relax? Perché secondo me tra mercoledì e giovedì di questa settimana che si sta per concludere, di tensioni ce ne sono state anche troppe. E se hai in mente qualcosa di importante, cerca di svilupparla, ma attenzione, devi anche capire chi sta con te, perché è probabile che nel corso degli ultimi tempi alcune situazioni non siano state chiare, non tanto per colpa tua, quanto per la defezione di personaggi che sembravano amici e amici non sono. Per il Toro in questa domenica bisogna fare attenzione alle finanze, discutere sempre di soldi è un problema, devi cercare di difendere le tue posizioni. Chi nel passato ha aperto una vertenza di lavoro, vuole avere ragione in una disputa con un socio, avrà buone notizie. Ed entro maggio molte situazioni che ora portano pensieri saranno superate. L'amore deve essere tenuto sotto controllo perché riversare sul partner o in famiglia problemi pratici diventa un problema. Gemelli, sappiamo, l'ho detto, che gennaio non è partito al meglio per quanto riguarda l'amore, ma più ci avviciniamo a febbraio e meglio sarà. E proprio il prossimo mese tende la mano a chi ha bisogno di maggiore comprensione. Mi piace questo cielo per quanto riguarda gli incontri, e anche se oggi un certo senso di tensione, di noia, potrà cambiare le regole del gioco e in amore ci vorrà più attenzione. Cancro, se devi affrontare una persona in maniera diretta, muoviti entro il 23, perché le azioni e le decisioni che prenderai tra il 23 gennaio e il 10 febbraio potrebbero essere avventate, potrebbero non essere giuste. Questo è un momento utile anche per metterti in luce e sarà possibile rivedere i termini di un accordo sia a livello sentimentale che lavorativo entro 3 settimane. Leone, è probabile che gli ultimi mesi abbiano portato un po' di sconforto o sconcerto in amore. Ora, non tutti hanno tradito e non tutti sono in dubbio con il partner, però se ci sono state delle tensioni bisogna cercare di superarle. Storie sostitutive devono essere gestite con attenzione perché lasciare il certo per l'incerto non è proprio la cosa migliore da fare adesso. Da febbraio sarai chiamato a fare cose nuove nel lavoro e tra febbraio e maggio deciderai per un grande cambiamento. Vergine, allora, questa domenica è un po' contrastata, ma io guardo già la fine del mese e guardo anche le stelle buone che ci saranno dal 23. Forse sei stato preoccupato per una persona che non è stata bene? Certo che più ti allontani da persone che ti infastidiscono e meglio è, perché molti si sono resi conto di avere anche in famiglia delle persone poco chiare. Insomma, ora vuoi avere attorno solo tipi giusti e gente che ti vuole bene. Tagliare rami secchi è sempre benefico perché permette a nuove gemme di nascere e successivamente fiorire. È un po' quello che stai facendo di recente, chiudere con quello che non ti piace per aprire nuovi orizzonti. Bilancia, c'è una fase di revisione, lo dico subito, dal 23 gennaio al 10 febbraio, per cui se ci sono delle provocazioni, delle tensioni d'amore, affrontiamole subito. Certo, non è che si può programmare una discussione a livello sentimentale o un confronto anche spietato. Però, come dicevo anche ieri, se per troppo tempo hai tenuto un atteggiamento diplomatico, equilibrato, adesso basta, a fine mese dirai la tua. E non bisogna sottovalutare i nati Bilancia, che a volte sembrano anche piuttosto tranquilli. Quando scappa la pazienza, anche i Bilancia si arrabbiano e parecchio. Scorpione, abbiamo un buon oroscopo, tra l'altro se negli ultimi 2 giorni con la luna storta qualcosa non è andato per il verso giusto si può recuperare. Oggi invece, ma anche domani, avere una luna favorevole ti rimette in gioco e questo è un cielo importante per le relazioni, per gli incontri, per stabilizzare magari anche un'amicizia, per renderla più importante. Quanti nati Scorpione potranno innamorarsi o confermare un amore entro metà febbraio?
Sagittario, si cala di tono per colpa di una luna storta che può rappresentare anche un lieve ritardo, qualche conflitto con l'ambiente. Si vincono però problematiche personali e anche di salute per chi è stato male. Soffocare le persone con la gelosia non va bene. Il Sagittario lo sa, anche perché detesta qualsiasi tipo di morbosità. Se qualcuno nei tuoi confronti si è dimostrato troppo possessivo, ora dovrai fare chiarezza. Capricorno, veramente un bel cielo tra fine mese e febbraio, con Giove, Saturno, praticamente quasi tutti i pianeti a favore. Ora è chiaro che chi rimane in casa a guardare il soffitto non ottiene, ma sono rari i Capricorno che non hanno un'iniziativa, che non vogliono ascendere, fare qualcosa di più. Quindi è probabile anche che tutte le scelte e i progetti nati nel corso delle ultime settimane inizino a dare buoni frutti, e questo è un oroscopo utile per rinverdire l'amore, confortarsi dopo una situazione difficile o recuperare un sentimento. Acquario, finalmente arriva una domenica tranquilla perché negli ultimi giorni c'è stato un bel po' da fare, poi c'è chi si sposta troppo, c'è chi fa confusione, perché quando si hanno tante idee nella testa è difficile tenere tutto sotto controllo, però una buona soddisfazione può arrivare, tra l'altro anche un'occasione per farsi notare, e lo dico a maggior ragione in vista del mese di febbraio, quando il sole sarà nel segno e Venere arriverà. In amore è possibile una svolta. Pesci, avere la luna nel segno significa sentirsi più disponibili nei confronti dell'ambiente, significa sentire vibrare dentro delle emozioni, significa anche cogliere al volo delle intuizioni che potrebbero rivelarsi davvero importanti. Come vedi, sto parlando molto bene del tuo segno e farò ancora di più alla fine del mese, mentre agli inizi di gennaio ho dovuto mettere tutti sotto controllo, pressione, perché in effetti, e ora possiamo verificarlo, non credete, verificate, gennaio è partito in maniera assolutamente pesante, addirittura dopo un dicembre nervoso. Ora, chi ha chiuso una storia non deve ripensarci, ma chi può recuperare equilibrio e passione dovrà guardare ai prossimi mesi con grande ottimismo.